Eccoci qua, siamo finalmente con il sindaco, ospite in studio per questo dopo Ferragosto. Intanto lo salutiamo, buongiorno sindaco. Buongiorno. Ecco, più vicino al microfono. Coloro che ci ascoltano, tutti coloro che ci ascoltano. Buon Ferragosto fatto, sindaco. Grazie, ecco. Tanto. Il sindaco è stato trattenuto oppure i sindaci ce l'hanno nel DNA a portare sempre in ritardo? Com'è la questione, sindaco? L'uno e l'altro. Senta, sindaco, deve parlare, non le dispiace. Un po' più vicino al microfono, ecco. Allora, non si sa da dove partire, ecco, caro signor sindaco, però abbiamo tantissime telefonate, persone che in attesa della sua presenza qui per parlare un po', da dove iniziamo? Intanto, non lo so, volevo chiedere, ecco, parliamo prima di questa agosto melitese, sindaco, perché molti chiedono, no? Ecco, intanto diciamo i costi che il comune ha affrontato per questa agosto melitese. E cosa significa eventi patrocinati dal comune, eventi promossi dal comune? Perché molti non lo hanno capito. Allora, gli eventi patrocinati dal comune significa che noi abbiamo semplicemente dato il gratuito patrocinio, Sagra delle Melenzane, Sagra del Pipichino, Festa dell'Emigrato Brunella, Facce da Bronzo Lungomare e il Pereriza Pentidattilo. Nelle prime tre, Sagra delle Melenzane, Sagra del Pipichino e Festa dell'Emigrato Brunella, è stato il semplice patrocinio. Facce da Bronzo e il Pereriza Pentidattilo daremo il punto luce e il palco. Quindi questi eventi patrocinati dal comune, il costo è irrisorio. Mentre gli eventi promossi dal comune sono totalmente a carico del comune, ma su questo c'è un giroconto, perché la provincia di Reggio Calabria ci ha dato un congruo contributo per sagre per organizzare l'estate melitese. Ci dispiace registrare diciamo abbiamo speso quasi il 50% per l'evento del 27 di Mimmo Cavellaro e Cosimo Papandrea, che sarà fatto in Piazza del Forzino, per andare diciamo a fare una sorta di compensazione visto la mancanza della Sagra del Pesce. Quest'anno gli amici della Sagra del Pesce hanno dato forfè. Speriamo, e questo è un augurio che faccio, che il prossimo anno possano recuperare alla grande. Ecco. Allora, questo è per quanto riguarda l'agosto. La notte bianca, che poi la faremo il 18 di agosto, sindaco? La notte bianca, sulla notte bianca vi dirà meglio il mio assessore Patrizia Crea, ma sarà il 18 agosto 2015 la prima a Melito Portosalvo. Ci saranno i negozi aperti e poi tante altre cose, dal mercatino delle pulci agli artisti di strada, ai gonfiabili, artisti locali, ai legatura, a scuola di tango e quant'altro, Ligabue, la banda Ligabue. Ci saranno tante associazioni culturali che collaborano con questa manifestazione, e l'importante è che possa riuscire, come nel nostro intendimento, e possa essere un'iniziativa che vedrà tanta partecipazione. Ecco, questa è la notte bianca, che noi ci auguriamo che possa essere una delle tante manifestazioni nel periodo di estivo della nostra città di Melito. La festa dell'emigrato invece volge al termine il 16 e il 17, oggi e domani. Sì, festa dell'emigrato, che quest'anno mi vede un po', con un altro, in un altro ruolo, in un'altra veste. I ragazzi stanno facendo benissimo, sono stato presente a tutte le tre serate, sarò presente anche a queste altre due. Oggi ci sarà Toti e Totino, quindi comicità e allegria. Domani sera ci sarà la sagra, già da domani mattina si partirà con la sagra della Crispella. Il Maurizio, il portavoce del comitato, il presidente Angela Stilittano, mi hanno pregato, sapendo che stavo per venire in radio, di ricordare anche la donazione del sangue, che sarà raccolta sangue, che sarà il 22, ma soprattutto la sagra della Crispella, che partirà da domani mattina, per far sì che a tutti coloro che non hanno la possibilità di arrivare in piazza
possano per il tramite di qualcuno di noi avere le crispelle al proprio domicilio. Quindi diciamo domani mattina questo sarà la crispella, verrà portata a domicilio alle persone che non possono, che fanno richiesta o che mandano, ecco, qualcuno, ecco. Mentre la vera sagra partirà il 17. Partirà alle 19:30, alle 20 in piazza a Prunella, piazza Canonico Mergiotta, con gli Etna Sound, ecco. E in chiusura ci sarà naturalmente, come ogni anno, il ballo del Camiddu, che già l'abbiamo visto in apertura. Ecco sindaco, per la prima esperienza della vostra amministrazione, la nuova amministrazione, questo agosto melitese, diciamo, organizzato in maniera buona, diciamo, la prima volta, speriamo che poi con l'esperienza di quest'anno si possa fare ancora meglio il prossimo anno. L'obiettivo è quello di crescere e migliorarsi anno dopo anno e andare a stemperare e minimizzare quelle che sono le critiche, che spero siano soltanto critiche costruttive. Già qualcuno dice: avete speso, potevate fare diversamente. Sono punti di vista rispettabili, ma ognuno la vede dal proprio, diciamo, ha un punto di vista diverso dall'altro. L'importante è il rispetto dei ruoli, l'importante è il rispetto per le iniziative che ognuno fa, possano o non possono piacere, però così è, così ci siamo sentiti di fare. Non credo che abbiamo speso chissà che. Un minimo va pure fatto per attrarre gente, per far divertire la gente che viene a passare le ferie, oppure ritorna come migrante o sceglie Melito per vivere quest'estate, l'estate, insomma, scegliere Melito. E si è data la possibilità un po' anche le tante persone, perché quest'anno abbiamo visto quello che ci tenevo a precisare è che noi abbiamo un po' spalmato le manifestazioni. Appunto. E abbiamo fatto il 12 la rappresentazione teatrale Liolà di Pirandello alla Villa Comunale, il 17 ci saranno i Taranta Project a Villa al Paese Vecchio, il 18 la Notte Bianca a Melito Centro, il 19, e questo evento purtroppo è stato rinviato a Musa, ci dovevano essere Nova Taranta e saranno rinviati per fine mese probabilmente, forse anche a settembre, il 20 agosto il Pancio sulla spiaggia a Lungomare dei Mille, il 24 Tonino Pironaci a Prunella e Mimmo Cavallare e Cosimo Papandrea in piazza del Fortino. E ci sarà anche Facce da Bronze il 22, questo è uno spettacolo offerto dalla provincia, il 22 agosto sempre a Lungomare, e il 23 agosto chiusura del Palearizza a Pentidattilo. Quindi abbiamo qualche frazione di Villacco Caridia è stata trascurata, ma hanno fatto già loro la loro festa. Noi siamo stato poco aiuto, e me ne scuso con gli amici dell'Acco Caridia, come comune di Melito. Sicuramente ci sarà modo e motivo per poter bilanciare e compensare negli anni, nel prossimo anno, nelle prossime manifestazioni. Bene, questo per quanto riguarda le manifestazioni di questa estate, agosto melitese. E quindi diciamo abbastanza organizzato, in modo che la gente possa vivere tranquillamente questa estate. Volevo ringraziare soprattutto l'assessore allo sport, turismo e spettacolo, che ha curato minuziosamente, ha dedicato tante risorse coinvolgendo più persone, e non ha lavorato da solo, onestamente, però ho visto quanta passione e quanti sacrifici ci sono dietro l'organizzazione, incastrare tante serate, tanti spettacoli, correre, rincorrere, non è facile. Un plauso a Patrizia Crea. Bene, noi l'assessore Patrizia Crea lo facciamo anche noi come Radio Studio 95. Bene, detto questo, sindaco, passerei alle cose che diciamo ai tanti problemi. Intanto un buon messaggio dedicato a lei. Buongiorno sindaco, finalmente una persona giovane, onesta e integerrima come lei, buon lavoro e ci tiri fuori dalla palude, grazie anticipate, e ci faccia sentire nuovamente orgogliosi di essere melitesi. Se vuole rispondere. E che posso dire? Solamente grazie. Abbiamo bisogno di tanti incoraggiamenti, io continuo sempre a dire: stateci vicino, il paese è di tutti, le elezioni sono finite, anche se qualcuno
spara zero, ci addirittura dice che siamo quattro ragazzi. Io dico meno male che siamo ragazzi e non siamo vicini alla pensione o pensionati, e aver fatto quello che è sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco a qualcuno che magari si è pensionato e lavorava in ospedale, e ai tanti che sono fuori e sono rimasti fuori. Finalmente il paese ha deciso di cambiare. Abbiate rispetto per coloro che hanno voluto questo cambiamento e lasciateci lavorare, magari stimolateci, suggeriteci pure qualcosa, tranquillamente, che se il suggerimento va verso la giusta direzione, non abbiamo vergogna, non abbiamo timore di sposare le vostre proposte, le facciamo nostre. Bene, forse abbiamo già una telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, con chi parliamo? Sono Paolo. Paolo, dalla stazione. Dalla stazione. Ciao Paolo, buongiorno. Il sindaco. Buongiorno Paolo. E allora, signor sindaco, lei dice di starvi vicino, dare suggerimenti, poco fa ha detto. Sempre. E allora, iniziamo con dei suggerimenti. Fra giorni iniziano le scuole. Che programma avete fatto per la pulizia delle scuole, che erbacce e così via? E beh, questo è il minimo, Paolo. Noi stiamo a giorni, spero tra qualche settimana di poter mandare in appalto 300.000 euro che riguardano lavori per la scuola di Nospero. Entro fine mese senz'altro verranno appaltati i lavori per 300.000 euro, un finanziamento che abbiamo preso proprio sul filo di lana per la scuola di Lacco, la scuola di Musa e la scuola di Pilate. Tempi tecnici per l'inizio dei lavori, primi di novembre, se non diciamo giorno più giorno meno, però il mese di novembre è quello giusto. Non è giusto per la scuola perché creeremo disagi, vediamo come organizzarci. Sappiamo già di non riuscire ad aprire la scuola di Marina, la scuola elementare Marina, per le condizioni in cui l'abbiamo ereditata. Là va fatto un corposissimo intervento per quanto riguarda l'infiltrazione del tetto, dove è stato fatto un lavoro per quanto riguarda la posa in opera di un impianto fotovoltaico che tra le altre cose non è stato collaudato. Quindi sappiamo già che un paio di aule, mi sembra 5 aule, sono state ospitate l'anno scorso al liceo classico. Siamo costantemente in contatto con la direzione didattica. Proprio la settimana scorsa io ho fatto un sopralluogo con i tecnici e abbiamo fatto il punto della situazione. Posso dire tranquillamente che la scuola di Prunella sarà resa agibile e fruibile già per i primi di settembre, anche se ci sono dei lavori da fare. Per il 15 settembre noi consegneremo qualche aula in più e qualche punto scuola in più rispetto a quello che c'è stato a giugno. Per quanto riguarda le pulizie dei cortili, ma questi sono lavori di una semplicità estrema che verranno fatte, sicuramente non si aprirà la scuola come si è chiusa, un minimo di decoro va dato. Sappiamo tutti che era totalmente abbandonata, era un totale abbandono le scuole. Grazie, non sarà così. Un'altra domanda. Veloce Paolo, perché diamo spazio anche agli altri. Cosa perché hanno programmato riguardo i tombini, se saranno effettuati? Paolo, abbiamo visto tutti quello che è successo con mezz'ora di pioggia. Li faremo i tombini, anzi qualcuno avevamo già iniziato a farlo con le nostre forze. Ora vediamo un attimino di accelerare, ricorrendo anche a ditte esterne, perché dovesse piovere in maniera corposa melito in ginocchio. Il lavoro c'è da fare, la buona volontà ci vuole. Grazie Paolo. Pensi che questa non ci sia? Sì, no, io non dico che non ci sia, però isticare è meglio. Grazie Paolo, grazie per il tuo intervento, buona domenica. Grazie.
Vabbè, Paolo, allora sindaco, soprattutto ecco, questo era il problema, il nubifragio che in questi giorni si è scatenato su Merito, ha creato veramente grossi problemi. Comunque vediamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Bruno. Sì, Bruno da Merito. Merito. Ok, Bruno, buongiorno, il sindaco. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno, Bruno. Allora, io volevo fare, diciamo, due domande. Una per quando che voglio chiedere al sindaco che cosa, quali provvedimenti sta cercando di prendere per quanto riguarda l'ospedale. Se ci saranno nuove ambulanze. Sì, c'è pure qui un messaggio. Scusami, Bruno, che ti interrompo. Buongiorno a tutti voi. Vorrei chiedere al sindaco novità sull'ospedale. Grazie e complimenti a tutti voi. Ecco, fai tu la domanda così poi, il sindaco risponde a tutti e due. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, è stato messo l'orario quando si devono buttare i rifiuti, ma ci sono persone che non rispettano l'orario, poi vengono svuotati i cassonetti e qualcuno, non si sa chi, mette i sacchetti di fuori, e poi quando partirà la differenziata. Allora Bruno, grazie per le domande, ti dico subito che noi probabilmente il 21 di agosto, se ci dà conferma il Presidente Oliverio, dovremmo avere un incontro riservato con alcuni sindaci, ci sarò io sicuramente, ci saranno i sindaci 3, 4, 5, non lo so, stiamo aspettando la conferma per il 21 per programmare un incontro poi corposo con tutti i sindaci, un'assemblea, diciamo una specie di consiglio comunale allargato a tutti i comuni. In quel di Merito, o alla Villa Comunale o in Via del Fortino, per far sì che alcune cose possano essere trasferite dalla carta e diventano in realtà. L'ultimo decreto fatto da Scura prevede 42 nuovi posti letto a Merito. Noi abbiamo fatto nell'assemblea di sindaci un documento condiviso e firmato da tutti i sindaci dell'area che vanno da Montebello a Staiti, e abbiamo fatto qualche articolo di giornale per dire che a Merito siamo pronti anche a quella che abbiamo definito noi la guerra santa per l'ospedale, una giusta causa. Non lasceremo nulla al caso, abbiamo chiesto la doppia ambulanza, abbiamo chiesto l'elisoccorso e abbiamo chiesto soprattutto notizie di 10 milioni di euro che ci sono per l'ospedale di Merito o ci dovrebbero essere e come possono e se verranno effettivamente spese. Queste domande non sottaciamo, dobbiamo per forza di cose avere una risposta, la pretendiamo e la strapperemo con i denti, vogliono o non vogliono lo signori Scura, Oliveri e quant'altri. Il diritto alla salute è un diritto sacrosanto sul quale diritto nessuno dei sindaci, non perché ci sono io a parlare, ma da Agostino Zavettieri al sindaco di Condofuri, a quello di Staiti, a tutti, insomma, vi posso dire con orgoglio e con piacere che è nata tra di noi una grossa amicizia e siamo d'accordo che va fatta, e abbiamo fatto una grande squadra dove c'è un mutuo soccorso, c'è una grande stima tra di noi e ci stiamo vedendo spesso per varie problematiche. Abbiamo coinvolto anche il GAL su questa iniziativa, dal presidente del GAL Pippo Paino a me che sono stato indicato come vicepresidente. L'ospedale è una delle priorità, nel mese di settembre intendiamo affrontare la questione in maniera veramente come non è stata fatta fino ad oggi. Per quanto riguarda un attimo sindaco, mi perdoni, visto che parlava il punto nascita. Sì, se ne è parlato, io non sono tecnico, spero che possa ritornare a Merito, ma da quello che dicono gli addetti ai lavori è molto difficile. La speranza non va sempre tenuta, ecco, la fiammella non va mai spenta. Se c'è una sola possibilità, stai tranquillo, che stiano tranquillo tutti, che noi non ce la facciamo sfuggire. Sì, no, perché io sono uno di quelli che ho partecipato insieme alla famiglia nelle manifestazioni che hanno fatto qualche anno fa per quanto riguarda l'ospedale, ovviamente. Bene, Bruno, grazie per le tue domande, ma vogliamo farle brevissime, perché allora c'è tanta gente che vuole intervenire. Sì, una domanda per anche per il messaggio. Rifiuti, sì.
Un attimo, grazie Bruno, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, ciao ciao, grazie. Ecco, altra domanda che arriva dal nostro radioascoltatore. Salve a tutti, volevo darvi un consiglio: più controlli per quanto riguardano le fasce orarie da rispettare nell'ambito della spazzatura. Mandate magari i vigili a fare un giro, soprattutto nelle zone un po' più isolate, tipo Anna, dove abbiamo uno schifo grazie ai soggetti incivili. Questo è un problema, io l'ho detto e lo dico in ogni occasione, il corretto conferimento. Io ieri sera alla festa di Brunella, fine spettacolo, ho visto i ragazzi del comitato, una serie di anche emigrati che raccoglievano il quanto lasciato per terra da coloro che hanno avuto la possibilità di assistere allo spettacolo, alle bottiglie, alla peschetta delle patatine, al fazzolettino e quant'altro. Noi, io ho fatto come sindaco un'ordinanza di corretto conferimento. Registriamo quotidianamente azioni di gente incivile, purtroppo, dico purtroppo perché si continua a non voler crescere. Avete notato, e io colgo l'occasione per ringraziare gli operai dell'ASED, perché bene o male tutti abbiamo staccato qualche ora, qualche giornata di ferie. Ieri e oggi gli operai di ASED, grazie anche alla solerzia della regione che ci ha autorizzato a sversare anche nei giorni 15 e 16, abbiamo un paese un attimino, non abbiamo cumuli di spazzatura. È veramente spregevole registrare e notare il cassonetto vuoto e il tizio che mette in ogni ora, in ogni orario della giornata, la busta della spazzatura fuori dal cassonetto. Io l'ho detto più volte e dico: se si va a Reggio, a Milano, a Torino e trovi un parcheggio occupato, che fai? Hai due scelte: o parcheggi in doppia fila e ti becchi la sanzione, con il rischio di beccare la sanzione, oppure giri fino a quando trovi il cassonetto vuoto. Io più volte ho anche rimproverato in maniera vivace, vibrante, le persone che vedo. Io non abbasso lo sguardo e non passo dritto se vedo gente che commette infrazioni. Chiaramente l'augurio è che da questo momento in poi magari queste infrazioni, non dico che scompaiono, però che vanno a scemare fino a arrivare quasi allo zero assoluto. Speriamo per il bene di tutti. Abbiamo un'altra telefonata, sindaco. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Il suo nome e da dove chiama? Grazie. Giussi sono, da Melito. Da Melito. Buongiorno Giussi. Buongiorno. Buongiorno. Prego, il sindaco è a tua disposizione. Allora, io da dire al sindaco che qua all'acqua abbiamo sempre acqua e aria. E aria? Sì. L'aria c'è aria. Comunque, buona. Sì, nell'acqua. Ah, nell'acqua. Giussi. Sì, ho capito. Giussi, capisco benissimo a cosa ti riferisci. Intanto, abbiamo buongiorno capito. E grazie. E sai che il sistema dell'erogazione dell'acqua all'acco non l'abbiamo determinato noi. Stiamo cercando di vedere. All'acco ci sono stati nelle settimane scorse due grosse perdite, una addirittura da qualche anno sotto il ponte, il primo ponte nel Curvone, adesso non mi ricordo, mi sfugge il nome del ponte, e l'altra era sotto la chiesa di Careria. Le altre due... con l'aria che ci c'entra perché chiaramente se... ma salta tutto, quindi le bollette le possiamo dal comune? Allora mi auguro che tu quello che stai dicendo non lo pensi veramente. Le bollette le porti al comune, che le paga il sindaco. Purtroppo purtroppo ti devo dire che dai conti fatti, Giussi, vi do un dato che purtroppo è allarmante. Noi abbiamo tirato fuori i conteggi del 2013, la fatturazione del 2013. Noi abbiamo, io l'ho detto al Consiglio Comunale, lo dico con un po' di vergogna alla radio, perché come sindaco onestamente su questi dati un po' di vergogna la provo. Noi abbiamo una fatturazione da parte di Sorical di 1.254.000 metri cubi di acqua,
noi come comune fatturiamo all'utenza 850.000 metri cubi, quindi c'è un ammanco di 400.000 metri cubi. Ma sai che con l'aria quanto, sì, quanto fammi finire, lo so quanto girano i contatori e so che viaggiamo verso un ammanco tra perdite e furti che supera abbondantemente il 50%. Noi siamo partiti, abbiamo fatto un solo giorno di controllo con i vigili, mi hanno chiesto come indirizzo da dove devo iniziare, io gli ho detto dalla prima casa di Musopuniti all'ultima di Pentidattilo, da Anna a Pilati, da Prunella alla Marina, dal centro a Merito Vecchio, senza lasciare nessuna casa, senza un controllo. Dice, allora partiamo dal lungomare, partite da dove volete, nessun problema, dalla prima casa all'ultima. Abbiamo fatto, andati all'inizio del lungomare, prima casa dopo il Lido Rosa dei Venti, ok, la seconda aveva due contatori non funzionanti, nella terza abbiamo beccato un intero stabile, con, mi sembra, mi ricordo se erano 5 o 6 immobili con furto d'acqua, sono stati denunciati e sabato abbiamo effettuato il taglio, lunedì tutti erano in fila per fare il contatore, addirittura anche un po' arrabbiati e hanno tra virgolette un po' gridato e inveito contro il responsabile dell'ufficio tecnico. È stato necessario l'intervento dei vigili urbani, mi sono recato pure io all'ufficio tecnico e ho chiarito al legale dei signori che il comune a istanza può tranquillamente prendere 30 giorni di tempo per evadere l'istanza, anche perché si trattava di gente che avevano nel bene e nel male, se si può dire così, erano allacciati abusivamente alla rete comunale, quindi c'era un furto d'acqua. Poi se ci sono o non ci sono vecchi in casa o bambini, questo è di da vedere. Tutti hanno diritto ad avere l'acqua, però nessuno la deve rubare. In questo caso c'era un furto d'acqua. Io la pago. Ma la paghiamo tutti e la pagheremo purtroppo quest'anno con un aumento. E niente a poco, appunto, la pago bella salata, praticamente la torta la vorrei fare per bene. Certo, certo, vabbè, diamo tempo, vediamo di sistemare questa situazione dell'acqua che e è importante. Allora, Giussi, siamo a quasi, non lo so quante ne hanno fatte venerdì, però sicuramente ne hanno fatte 6 solo in una zona di Prunella e 3 ne avevano fatte all'acqua il giovedì. Tieni conto che il parco operai è quello che è, abbiamo un solo camion, noi abbiamo già superato le 100 riparazioni con la mia amministrazione, quindi una rete un po' colabrodo, nonostante noi abbiamo speso 12 miliardi di lire per la rete idrica, una buona parte di questa ancora non è stato messo in funzione. Bene, Giussi, io poi volevo dire un'altra veloce cosa, perché vogliamo fare intervenire altre persone, perché la volta scorsa ci hanno rimproverato che parlate troppo. Ma stai parlando tu troppo? No, io sto zitto, io non sto dicendo niente. No, perché vogliono intervenire altre persone. Allora, un'altra domanda, Giussi, gentilmente. Sì, dai, grazie. Certo, non è una domanda, è che io il 23 sono a Legnano Sabbie d'Oro per una gara internazionale di karate. Bene. Dove entrerò sicuramente a far parte dei Paralimpiadi. Sì. Se non mi ricordo male, mi aveva detto che mi dava un aiuto. Te lo confermo, Giussi. Confermato. L'aiuto mi serve perché poi successivamente io partirò sempre, onestamente. A settembre. Non lo so se mi sembra che c'era la domanda come associazione o no. La domanda la tireremo fuori, io l'ho passata all'assessore, il 23 è detto, prima del 23 vediamo di darvi un aiuto, perché è giusto così, noi abbiamo attenzione verso gli sport per i diversamente abili, abbiamo per gli sport minori. Ti faccio un in bocca al lupo e ti aspettiamo sicuramente dentro, perché sono la prima in tutta la Calabria. Certo. Giussi, ti aspettiamo con la medaglia al comune, ti raccomando.
più di uno mi aspetta quella medaglia. Cosa dobbiamo dire a questa amministrazione, al sindaco? Dai, Giusy, questo è... Bocca al lupo comunque, è un abbraccio. Ciao Giusy. Te la porterò la medaglia. Bene. Sicuramente. Portala anche in radio, mi raccomando, faccelo sapere anche a noi, ok? Grazie Giusy, bocca al lupo, ciao. Ciao. Bene sindaco, rispondiamo anche ai messaggi perché sono tanti, la gente non riesce a prendere la linea, ecco. Intanto questo, buongiorno, ho sentito parlare dell'ospedale, volevo chiedere di poter mettere una pediatria in ospedale, perché non è giusto che ogni volta che un bambino sta male ci mandano in ospedale a Reggio sotto la nostra responsabilità. Ecco. Magari il sindaco si può rispondere. Sì, chiaramente è una domanda a cui ho difficoltà. Lasciamo in attesa questa telefonata un attimo, che torniamo. Facciamo parlare la telefonata. Facciamo parlare e poi rispondiamo al messaggio. Pronto? Sì. Sì. Buongiorno. Buongiorno, ciao Filippo. Da dove chiami? Letizia. Chi sei? Letizia. Letizia, buongiorno, da dove chiami? Da Melito Vecchio. Melito Vecchio, ok, Letizia, il sindaco ti ascolta. Ok, salve, buongiorno signor sindaco. Le volevo fare una domanda, se era possibile. Senz'altro. Allora, io volevo sapere più o meno riguardo la disinfestazione del paese, quando era possibile. Allora, l'avevamo programmata per il 13. Per il 13, era programmata per il 13 seria, l'abbiamo rinviata a causa maltempo, perché visto che c'è stato questo evento calamitoso, l'abbiamo rinviata. Sarà fatta in questa settimana? Sì, perché già avevamo fatto altre richieste, specie nel mese. Allora, tieni conto che ti do del tuo, chiaramente, tieni conto che noi quando appena insediati le abbiamo richiesta all'ASP, era stata, diciamo, non è stata accettata dai commissari la proposta, uh-huh. E addirittura nella programmazione Melito non rientrava più. Noi abbiamo insistito, addirittura quasi minacciato l'ASP per avere questo servizio, pensando che fosse solo l'ASP a poterlo fare, mentre ci sono anche aziende private. Comunque abbiamo già abbiamo dato l'ok all'ASP, ha fatto la prima nel mese di luglio, la seconda doveva essere fatta il 13 di agosto, la terza a settembre. Abbiamo dovuto rinviare quella del 13 agosto alle 9 di sera, e addirittura l'avevamo anche messa in scaletta, e qualcuno ci ha detto: ma è possibile alle 9 di sera fare la disinfestazione? Perché nel bene e nel male le finestre e le abitazioni devono essere chiuse, poi c'era qualche manifestazione in giro. E ora vediamo un attimino quando ci comunicherà. Credo che la settimana dal 17 al 22 verrà fatta la disinfestazione di tutto il comune. Faremo anche la disinfestazione del tratto delle spiagge dove c'è stata la fogna che si è riversata a causa del maltempo, perché sappiamo tutti che il sistema delle acque bianche non regge, è stato fatto uno scempio, e spesso con voglia, con le acque nere, con la fogna, e il sistema implode e quindi va tutto a mare. Okay, per quanto, signor sindaco, spero che... Per quanto riguarda la fogna che spesso vediamo alla fine del lungomare, nel camping La Zagara, sia nella Zagara, quello prima, il camping Stella Marina. Alla Stella Marina, là purtroppo non è nostra, è il comune di Ragudi che si riversa su di noi, comune di Ragudi che non ha mai pagato una lira al comune di Melito, e allora ci manda la fogna, noi la lavoriamo, se così si vuol dire, la spingiamo con le nostre pompe, quindi abbiamo delle spese. Però abbiamo già affrontato la problematica con Agostino Zavattieri, sindaco Ragudi, che se mi sente la saluto, è il primo sindaco che intende affrontare in maniera seria questa e definitiva una volta per tutte questa questione. Ho capito, mi auguro che tenga presente specie la via 19 agosto riguardo la disinfestazione. No, non è che non tengo, è mai stata fatta, signor sindaco. Che tengo la via 19 agosto, sarà fatta in ogni angolo e in tutte le vie di Melito. Sì, perché in via 19 agosto, signor sindaco, le dico che non è mai stata fatta, siamo in base a
di zecche e pulci. Allora, ti dirò che dal primo settembre affronteremo anche la problematica dei cagnolini, e c'è anche un'ordinanza che noi abbiamo ereditato. Il tizio o la tizia che viene beccata col cagnolino senza la busta e gli attrezzi per il... Ah vabbè, questo è anche giusto. Sono 150 euro. A me dispiace, non voglio passare come il sindaco delle sanzioni, però il primo di settembre qualche paio di persone beccheranno le sanzioni, stai tranquilla, anche perché se questo deve colpire uno per educare 100, allora noi ne colpiamo 10... Ne colpiremo 10 per educarne 1000. Certo, in questo momento il problema è solo riguardo la disinfestazione e le luci, perché siamo senza. C'è anche il problema dei cani a mare, le spiagge riservate o non riservate. Noi purtroppo non siamo riusciti a tabellarle, così come non abbiamo tabellato l'ingresso per i camper, regolare i camper che arrivano da Reggio verso Merito, in direzione Reggio Merito, al camping Lido Rosa dei Venti, e devono tornare indietro perché non riescono a passare. Certo. Andavano messe 4 tabelle. L'abbiamo dato più volte questo indirizzo, speriamo che arrivano presto. Bene, grazie Letizia. Okay, grazie, buona domenica. Intanto, se lei vuole rispondere a quella domanda dei bambini, il pediatra dell'ospedale, in un ospedale che si rispetta, il pediatra non può mancare. La pediatria è un altro discorso. Ora, in questo momento sono impreparato, non mi sento di poter rispondere in maniera compiuta a questa domanda. Bene, grazie sindaco, abbiamo un'altra telefonata, poi rispondiamo altri messaggi. Dovete pazientare un attimino perché sono tanti, sindaco, se facciamo le domande più breve, loro domande e risposte più breve, vediamo un attimino di comprimere. Perché si hanno rimproverati la volta scorsa che non riescono a prendere la linea. Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Nessuno, è caduto. Va bene, vediamo altra domanda. Ecco, per quanto riguarda i posti di lavoro, quando ci sarà qualcuno, qualcosa, ci sono famiglie che non riescono ad andare avanti. Allora, con l'inizio dell'anno noi faremo nuovamente i voucher con le nuove domande per attingere a una graduatoria. Con l'inizio dell'anno faremo, anche se in modo precario, un bando e diciamo una ventina di persone durante l'arco dell'anno verranno tra virgolette diciamo accontentate, ecco, se così, se questo è il termine più, non è il termine più appropriato, però un po' di dignità tenteremo di darla e la daremo sicuramente a un paio di famiglie. Bene, pronto? Filippo? Sì, buongiorno. Buongiorno Filippo, vedi che da mattina che mi sta facendo cosa, la linea. Signora, lei è tifosa juventina, io l'ho riconosciuto dalla voce. Sì, la colpa è di un altro juventino. Signora, è Pippo che fa cadere la linea appena sente sindaco. La sua voce, signora. È il sindaco. Signor sindaco. Ecco, faccia la domanda che il sindaco juventino l'ascolta, come lei. Faccio una domanda giusta. Grazie, gli do una buona giornata. Grazie. Signor sindaco, ditemi. Io ho un problema. Ditemi, signora. Io ho una casa sul Corso Garibaldi. Sì. Però ogni volta che piove dovete prendere un provvedimento. Signora. Perché? Signora, non. Mercoledì mattina. Signora, non vado avanti. A casa mia si è sfiorata una tragedia. Signora, non vado avanti. Allora, le dico subito che abbiamo visto che siamo intervenuti tempestivamente. Purtroppo abbiamo registrato un qualcosa di non lo voglio definire. Vi dico soltanto che nella discesa che va dal Monumento ai Caduti all'angolo della Nazionale Bal Crystal è stato strozzato il canale per dove defluivano le acque bianche, un canale che è delle dimensioni di 1,20 m, 1,30 m per circa 1 m di altezza. O più o meno dovrebbe essere questo, non l'abbiamo misurato, però a metà discesa dove proprio è saltato tutto il pavimento e il marciapiede, questo canale è stato strozzato e è stato messo un tubo, non lo so se è 300 400,
in discesa. È chiaro che ora l'unico intervento pensabile in questo momento è quello di portare il tubo fin su via Roma e fare una grada, altrimenti a ogni equazione salta, come è saltato per la pressione, il marciapiede e la strada con i sanpietrini. Però è un problema che non risolverà il vostro e quello di tutto il viale Garibaldi. Signora, lo so, scusi un attimo, signora, deve abbassare momento il volume del televisore, altrimenti deve ascoltare solo per telefono. Signora, in questo momento, con una somma urgenza, andare a far ripristinare il canalone di tutto il corso Garibaldi, ma è una vera follia, una pazzia, non siamo in grado né abbiamo le risorse per poterlo fare. Adesso noi porremo il problema alla regione, alla provincia, perché è un problema che si ripeterà. Guardate, non è stata la sola a essere allagata, ci sono state parecchie famiglie allagate, abbiamo ereditato un quadro, l'ho detto prima, dove le acque bianche spesso vengono fatte confluire con le acque nere. Signora, e questo è il quadro, io miracoli non ne so fare e non ne posso fare, per carità, io non vediamo, ma stessa cosa è sul via Crotone, e c'è la signora Ravenda che grida in continuazione, ha ragione, non è che ogni volta che piove si deve attaccare a Padre Pio per far sì. È la stessa cosa, ma siete voi, signora, c'è in via mi sembra, ora non mi ricordo se è via Liguria o via Umbria, c'è stata una richiesta dove sono intervenuti i vigili del fuoco a svuotare una cantina, e c'è una richiesta di parecchi danni. Le dico subito che noi lunedì saremo sul posto per fare un sopralluogo accurato e per fare l'inventario, perché la richiesta è un po' dell'elenco dei danni subiti, è un po' strana, quindi andiamo a farla, a vederla. 12 kg di pecorino, 10 kg di cavicollo, 50 litri di olio, li vogliamo vedere questi alimenti che si sono deteriorati. Grazie, signora Lina. Sono da recuperare. Grazie. Ciao, Filippo, grazie, grazie. Buona giornata. Grazie. Signor Sindaco, l'ha salutata. Sì, signora, buona giornata. No, pensavo ai capicolli a terra, signora, Grazie. Pensavo ai capicolli a terra, è un po' strano. Grazie. È un po' strano che uno tiene i capicolli a 50-60 centimetri da terra, infatti. Va bene, grazie, buona domenica. Senta, Sindaco, qualcuno mi ha dettato il messaggio, ecco, la domanda da farle, perché in questo periodo in spiaggia c'è un pericolo costante. Dice, io mi trovavo l'altra sera con tutta la famiglia a mare tranquillo, ecco, in fuoristrada ci stava, ecco, più controlli anche sulla spiaggia, poi i falò che sporcano la spiaggia e intossicano le persone, non so cosa si può fare. La competenza per quanto riguarda i controlli è della Capitaneria di Porto. Mi sento spesso con Pirrello per quanto riguarda le macchine che parcheggiavano sulla spiaggia all'altezza del lungomare. Abbiamo ovviato noi andando a mettere dei paletti che rimuoveremo subito dopo l'estate, perché quegli scivoli sono stati pensati per le barche, però l'inciviltà della gente che parcheggia, perché qua c'è l'abitudine che se si va al supermercato si deve entrare con la macchina, certo, dentro il supermercato o in macelleria, se si va al mare si deve arrivare con la macchina in mezzo all'acqua. Il fuoristrada in spiaggia non è consentito assolutamente, spero, ecco. Girerò sia quella dei falò che quella dei fuoristrada, anzi inviterò da Pirrello il comandante di Salini, che controlla che ha competenza sulle spiagge di Melito, a fare un giro anche con la macchina sul lungomare o qualche appostamento in quel di Piladi o in quel di Annà per sanzionare queste persone. E intanto facciamo un invito, un accorato appello a tutta la gente a non scorazzare in maniera, diciamo, incivile, perché non è consentito sulle spiagge con i quattro ruoti, con le moto, con i fuoristrada. Pericolo ecco. Una volta che succede la disgrazia, poi è successa, ecco. Certo. Bene, questo era Nino che ci chiedeva, facciamo questa, sì, cimiteri, ecco, l'orario di apertura, abbiamo un'altra telefonata. Sì. Avevamo detto dalle 8 alle 12, ieri e oggi, Sindaco. Sì. Non è aperto di pomeriggio,
ci scusiamo se ci sarà qualche inconveniente, però è pure giusto far staccare mezza giornata ai nostri operai. Bene, un'altra telefonata, vogliamo rispondere perché abbiamo tantissimi messaggi, sindaco, sì. Quindi vediamo se facciamo veloce. Pronti? Pronto, ecco. Sì, ciao, Salvatore. Salvatore da ciao, dove? Amico. Da dove? Ciao. Da dove ci chiami? Dalla via Sant'Anna, praticamente la via sopra il comune. Ok, il sindaco ti ascolta, Salvatore, una domanda breve. Sì, signor sindaco, buongiorno. Buongiorno. Niente, allora, io mi sono trasferito a Milano, abito a Milano, però sono sceso per queste ferie, cioè proprio questa settimana di brutto tempo, tra che ho trovato il mare sporchissimo, cioè la via qua dove ho la casa io che non è illuminata, tra che è pieno di pulci... Con il bambino piccolo ho trovato un casino di disagi perché ci sono pulci che volano dappertutto. Allora, come ti dicevo, avevamo programmato il secondo turno di disinfestazione per il 13 di agosto. Abbiamo dovuto, a causa delle intemperie, rinviare il 14, poi venerdì, il 15 è stato sabato, il 16 domenica, e sarà fatta la disinfestazione dal 17 al 22, lunedì mattina. Io onestà per onestà mi aspettavo già la comunicazione il 14 mattina, avevamo il 13 sera quando è stata rinviata, il 13 pomeriggio abbiamo saputo del rinvio perché l'abbiamo anche un po' concordato, perché è inutile fare la disinfestazione se dopo due minuti arriva l'acquazzone. Quindi a livello anche perché è un intervento che grava sulle casse comunali, non è a carico dell'ASP, siamo noi che ordiniamo e noi che paghiamo. Quindi abbiamo diciamo rinviato, tieni conto che c'è una calendarizzazione delle disinfestazioni in tutti i comuni della provincia e sono 96, speriamo di poterla recuperare, sicuramente la recuperiamo nella settimana di agosto. Perché loro cioè a mare ieri ci stavano proprio delle feci intere proprio in acqua. Guarda il problema delle fogne, io vi posso dire con presunzione che quest'anno il mare è stato molto più pulito degli altri anni, perché abbiamo fatto un controllo ferreo. Abbiamo avuto questo disagio del comune di Rocuri, che con le pompe che si sono bloccate due domeniche si è riversato, la prima volta si è riversata la fogna interamente a mare. Tieni conto che la prima domenica alle 3 di pomeriggio è sorto il problema, alle 5 meno un quarto il problema era risolto. E diciamo che abbiamo avuto anche delle circostanze favorevoli con gli operai della ditta Alfa 1 che erano diciamo quasi in tenuta di lavoro, pronti a intervenire casualmente sul posto. E abbiamo diciamo tamponato in maniera velocissima la problematica. Negli ultimi giorni l'acquazzone ha questo, che non lo chiamiamo acquazzone perché ha creato molti danni, questa bomba d'acqua ha creato molte problematiche. Onestà per onestà, in maniera coscienziosa io vi devo dire che i miei figli per un paio di giorni non li ho fatti andare a mare, ieri non sono riuscito a trattenerli, ieri anche perché per 10 minuti sono stato pure io nell'acqua, il sì, terzo sì, bagno sì, che mi sono fatto. Ma non è che sia sporca, è che praticamente ci sono delle cose che galleggiano. Certo. Allora tieni conto che la problematica principale ci viene posta dal comune di Bova quando la corrente è montante, già alle 11, mezzogiorno, dipende dal tipo di corrente, abbiamo le nostre già... l'acqua sporca che viene da Bova arriva a Melito. Ho capito. Bene, un'altra cosa, poi veloce, sulla via Sant'Anna qui praticamente sono venuto parecchie volte in comune, ho mandato i miei genitori perché io ero a Milano. Per le luci mancano tre lampadine, per la luce. Mancano però tre lampadine, hanno detto che si devono bruciare praticamente tutti e poi venire. No, non è assolutamente così. Allora, noi abbiamo avuto una seria problematica da affrontare per quanto l'illuminazione di tutto il paese, avevamo 3 gare poste in essere, ora in alcuni tratti, perché mi sembra che anche a Melito Vecchio c'è stato un tratto di un palo
un palo pericoloso e un tratto di... Io sono alla via Sant'Anna, che è la sì, via Sant'Anna. E un tratto di cavo che si è bruciato con questa acquazzone, è andato in corto, quindi possiamo intervenire con gli eventi calamitosi e rivedere almeno quel tratto che è stato danneggiato. Però tieni conto che i danni, avete visto a Marina che è caduto l'albero, diverto un palo e tutta la zona della Marina, la Cittadella, è rimasta per un paio di giorni. A Pasqua avevo fatto la richiesta, la stessa cosa. Sono venuto adesso, a Pasqua l'interlocutore, se mi consenti, era un attimino diverso. Io non voglio sparare sulla Croce Rossa, però ti posso dire che venerdì mattina o giovedì, non ricordo esattamente quando era, tra le tante telefonate che ricevo, ho ricevuto quella dell'ETR che mi comunicava che c'è stata una rateizzazione fatta 10 mesi fa, si è pagata una rata, ora è 9 mensilità che non si paga, la rata di 5.500 euro. Allora io mi faccio una domanda e la faccio a tutti coloro che mi ascoltano: ma com'è possibile che questo succeda, e succeda quando ci sono i commissari? A voi la risposta, ecco, fosse solo questa la problematica riscontrata, io posso dire che noi andremo a notte. Hanno rovinato un paese, hanno sparlato sulla gente che c'era prima, ma loro hanno fatto peggio. Bene, Salvatore, grazie. Grazie. Io ti chiedo scusa, ma vogliamo fare ancora qualche altra telefonata, intervenire qualche altra persona. Ti ringrazio. Grazie. Ecco, quando verrà fatta scorrere la lista per l'assegnazione delle palazzine popolari, sindaco? Questa non è una domanda corretta, nel senso che non è che va fatta scorrere l'assegnazione. Qua bisogna partire con l'assegnazione degli alloggi popolari. Perché non si è partito, è da anni che non si assegna un alloggio popolare. Se non per situazioni particolari come l'hanno fatto i commissari, mi sembra, in qualche caso. Noi abbiamo mandato l'elenco, c'erano 91 domande, di queste solo 20 in prima battuta sono state accolte, abbiamo fatto la pubblicazione per 30 giorni. Noi per appena ci sarà la graduatoria definitiva, contiamo i tempi tecnici. In via ordinaria sarebbero circa 6 mesi. Noi diciamo che con presunzione che probabilmente, questo è il nostro intendimento, riusciamo a comprimere, a ridurre, a portare a 2-3 mesi questo tempo tecnico, e una volta che abbiamo la graduatoria assegnata abbiamo già individuato le 3 unità per la consegna e l'assegnazione degli alloggi popolari. E perché una volta che noi assegniamo gli alloggi popolari, o addirittura sia per quanto riguarda le domande di affitto, sia per quanto riguarda il riscatto. Con il riscatto partiamo subito perché non dobbiamo aspettare i 6 mesi. Dicevo che abbiamo individuato le 3 unità che devono fare parte dello staff per la vendita, diciamo il riscatto. L'incasso ha una destinazione ben precisa per la costruzione di nuovi alloggi o il recupero di quelli esistenti. Più di qualche persona troverà giovamento entro fine anno sicuramente. Bene. Sindaco, vuole bere un bicchiere d'acqua? Facciamo bere il sindaco, perché... Intanto, se facciamo fare una tua domanda... No, ce l'abbiamo in diretta, già. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Antonella, e chiamo da Melito. Antonella da Melito. Il tempo che il sindaco... Per carità. Ecco, beve, ha già fatto. Prego. Antonella, ok. Io mi pongo 2 problemi. Due? Una alla volta, Antonella, se possibile. Piuttosto che porli al signor sindaco. Un attimo. Oh, se riesci, Antonella, sì? Gradirei problema e soluzione che ci proponi. Ecco. Io dico a tutti, sì, allora, mi date il problema, riuscite a suggerirmi anche la soluzione. No? No, non ho sentito. Ti do prima la soluzione. Sì. Compriamo i cassonetti nuovi della spazzatura. Così la gente non li butta di fuori. Allora, Antonella, su questo non mi trovi d'accordo, sai perché? Perché è stata aggiudicata, anche se provvisoriamente, la raccolta porta a porta spinta. Secondo me dobbiamo accelerare, ma accelerare al massimo, e far sì che si possa partire una volta per non tutte. Non è possibile avere questi bidoni rotti, perché li devo andare a toccare.
Lo so, Antonella, ma non ha senso ormai per qualche mese ma cambiare il parco castello. È da tanto questa cella, non si arriva mai. Allora, intanto vi posso dire che noi questo l'abbiamo anche un po' ereditata. Così come abbiamo ereditato tanti atti anomali, se io devo lasciare il paese non vado a vincolare le amministrazioni che vengono con atti deliberati il 24, il 25, addirittura il 29 di maggio, a due giorni dalle elezioni. E ne abbiamo trovati tanti di atti. Benissimo. Tutto quello che vuoi. Il corso. A posto? Il corso, l'altro problema. Impraticabile il corso. Corso Garibaldi. Il corso è impraticabile. Bisogna rifarlo tutto. Bisogna capire i vigili dove sono. I vigili, allora, noi fortunatamente abbiamo un buon parco vigili. Ma dove? Ti posso dire che venerdì mattina abbiamo fatto circa 50 sanzioni. Io stavo facendo un sopralluogo con l'opera nomadi che ha fatto l'Ambaradan scrivendo in prefettura e siamo andati a ispezionare un appartamento, un'unità immobiliare in via Marina. Uh-huh. E io con presunzione l'avevo già vista, però sai, il sindaco, non perché sono ingegnere, io dico a tutti quando si tratta di aspetti tecnici che sono stretico e che di aspetti tecnici non ne capisco nulla, però mi ero già reso conto che l'appartamento aveva le condizioni igienico-sanitarie diciamo ottimali, sicuramente in questo momento era più vivibile dell'appartamento in cui ci abito io. Uh-huh. Però questo non lo dovevo dire io, abbiamo fatto un sopralluogo congiunto con l'opera nomadi, con Marino, nella persona del signor Marino e i nostri due tecnici del comune. Il tecnico del comune andrà a dire e a fotografare come stanno le cose. Uscito c'era il finimondo, e chi gridava, chi suonava, là a che mi sono sentito in dovere, in obbligo di chiamare i vigili. In tre minuti i vigili che erano all'angolo del Crystal si sono spostati alla Marina e hanno fatto tante contravvenzioni. Vabbè, ma che c'è, un sindaco? Hanno beccato la contravvenzione il mio dirimpettaio, hanno beccato la signora, diciamo, con la quale la famiglia sono molto molto amico. Mi dispiace per tutti, però le regole se ci sono vanno rispettate. Non si parcheggia la macchina sul marciapiede, non si parcheggia in senso inverso e non si entra soprattutto con la macchina dentro il supermercato. Qualcuno mi ha detto: ma ti rendi conto quanto mi è costato questo chilo di carne? A me dispiace, io non voglio passare come il sindaco delle sanzioni, però invito tutti visto che mi è stato detto che non ho buon senso. Cioè, qual è il buon senso? Il buon senso è non far fare le contravvenzioni a chi parcheggia in maniera errata, a chi fa l'incivile, a chi conferisce in maniera scriteriata, a chi lascia il materasso, la televisione, gli ingombranti. E ricordo che gli ingombranti, Antonella, possono essere e saranno ritirati a casa senza alcun costo con una sola e semplice telefonata ad ASED. Allora, ma perché queste, diciamo, come le chiamiamo, cattiverie, stupidità, inciviltà, in un paese che deve crescere, perché deve crescere, dobbiamo crescere tutti assieme, perché voglio dire, se noi creiamo un paese, le condizioni in un paese dove ci sono 100 posti di lavoro, 50 avvocati, 200 medici, 10 notai, è chiaro che i miei figli hanno più chance e più possibilità di andarsene, perché così di rimanere. Io nel 1993 ho vinto, mi ricordo era il 3 di gennaio, mi è arrivata una raccomandata a casa, mio fratello all'epoca mi disse: ti è arrivata la pensione. Non era la pensione, era la comunicazione che avevo vinto un concorso e che dovevo andare a lavorare a Rue Volciano in provincia di Brescia. A casa mia, in altre case si sarebbero fatti i fuochi d'artificio. A casa mia ti dico che è calato il lutto fino a quando io il giorno 12 poi ci ho rinunciato e non sono andato a lavorare. Io mi auguro che tutti i nostri figli, che tutti i figli, i ragazzi di merito abbiano chance
e a merito siano create le condizioni ottimali affinché nessuno dei nostri figli possa andare, se ne debba andare via. Ieri ho partecipato alla messa fatta all'aperto da Fra Faustino a Prunella in Piazza Canonico Maggiotta, e a Benedetto ha fatto una messa per tutti gli emigranti. Ti posso dire che è stato molto emozionante vedere tante persone che ritornano agli affetti familiari, alla propria terra, e non è una bella cosa sapere che tra qualche ora, tra qualche giorno, queste persone debbono ritornare e andare via. Io ho i tre fratelli di mia moglie, i miei cognati, che sono tutti e tre a Milano. Veder partire i miei nipoti giorno 13 agosto e ritornare a Milano per lavoro, bambini che hanno 7 anni e 13 anni, non è una cosa che si accetta a cuor leggero e senza porsi alcun interrogativo, Antonella. Bene, dimmi. Ma a prescindere da questo, io mi chiedo, che la carità fa male a tutti, deve partire tutti quanti, ma io stavo discutendo il fatto del non poter camminare a merito. Non si può camminare, ci sono macchine ovunque, parcheggiate dove non devono essere parcheggiate. Io che devo fare? Devo chiamare i vigili io? No, ma perché guarda, Antonella, i vigili sono... Non li vedo. Allora, ascoltami. E oggi ci sono 6 vigili, 3 di servizio stamattina, 3 saranno in servizio stasera. Stasera c'è la manifestazione a Piazza Canonico Margiotto, Brunella, Toti e Totino, è chiaro che ci sarà confusione. Allora, poi sono scelte che un'amministrazione deve fare. Non li mandi la sera e li lasci il pomeriggio al lungomare, alla Stella Marina, alla... oppure li mandi all'angolo, visto che c'è questo disagio di Via Nazionale e Corso Garibaldi con Via Roma, discesa di Via Stadio, o là sotto davanti al supermercato. Abbiamo pensato di fare un divieto di sosta venendo da Bova verso Merito sulla via Peppino Surfaro, dall'angolo della Villa Comunale fino all'angolo della Tenente Minicucci. Però in questo momento anche andare a posizionare 5-6 paletti con divieto di sosta è una problematica non di poco conto. Non riusciamo a farlo in 2 giorni, in un giorno, perché ti ripeto, abbiamo fatto 7 perdite d'acqua venerdì a Prunella, ce ne stanno altre 2 stamattina, ce ne stanno 2 all'Acco, e mi hanno chiamato, ora non ricordo, c'è un'altra perdita, mi ricordo la via, me lo sono segnato sulla... C'è un paese che fa acqua da tutte le parti, no? Il paese che fa acqua e l'illuminazione, cioè, ci sono tante problematiche, Antonella. Va bene, Antonella. Tieni conto che in questo periodo, te lo dico, dal flusso di acqua registrato in uscita nella fognatura, la popolazione è più che raddoppiata a Melito. Fino al diciamo la punta è stata proprio il 15 ieri. E ieri sera il flusso, eravamo al limite, questo è un dato che quindi c'è più spazzatura, c'è più gente che circola a merito, ma è così, lo sapevamo, le strade sono quelle che sono, poi la gente, ti ripeto, la gente deve entrare e deve arrivare davanti a casa, davanti al bar per le sigarette, si deve entrare con le macchine, non c'è la cultura di farsi la passeggiata ai 100 metri, 200 metri a piedi. Grazie Antonella. Arrivederci. Grazie mille, sindaco, abbiamo poco tempo e quindi vogliamo rispondere a più domande. Visto che non si può avere la pediatria, si può avere al pronto soccorso un pediatra per dare il primo intervento per un bambino? Questo si può, ecco, veloce. Vi ripeto, noi stiamo programmando questo incontro dove al pronto soccorso addirittura si parlava, non mi ricordo quel termine tecnico, di avere, come c'è a Reggio, il reparto di pronto soccorso. A Reggio mi sembra che ci sono 30 posti letto, mi diceva il mio assessore Bruno Sergi, non dico 30, ma a merito è impensabile che non si possa avere un de hospital o un ricovero breve e bisogna spostarsi a Reggio. Abbiamo messo nella nostra agenda, nell'incontro che abbiamo fatto come sindaci, anche questo punto. Bene,
Altro messaggio, buongiorno, volevo chiedere al signor sindaco quando sarà possibile rifare le strade del nostro paese, perché indecenti, e se è vero che verranno multati tutti coloro che non rispettano le normative, gli orari per la spazzatura, come mai i vigili urbani non sono presenti se non saltuariamente e solo nella via principale di mezzo. Grazie, buona giornata a Paola. Allora, Paola, non è vero questo, non ti invito a venire, non lo fare lunedì, ci diamo, se sei di merito, un appuntamento a fine mese, ti faccio vedere tranquillamente le sanzioni che sono state fatte, sono spalmate un po' su tutto il territorio di merito, anche per il non corretto conferimento. Ripeto, in questo periodo le manifestazioni serali ci tolgono delle energie, perché i vigili o vanno la sera nelle manifestazioni o stanno il pomeriggio o la mattina nella strada. Tieni conto che il mercoledì abbiamo il mercato, quindi o si fa la spunta per l'incasso o si fa il controllo del traffico sul mercato. Sul mercato, altra situazione anomala che abbiamo ereditato, sui circa 90 posti, uno più uno e meno, adesso non ricordo il numero preciso, di quelli che hanno la concessione, pochi, molto pochi sono in regola col pagamento, c'è qualcuno che addirittura che non paga da 3-4 anni. Il primo di settembre metteremo mani, e mi auguro che tanti commercianti mi stiano sentendo e corrono ai ripari, perché li abbiamo già avvisati due volte nel mese di agosto. Il primo mercoledì di settembre, che sarà giorno 2 o al massimo il 9 di settembre, sto guardando il calendario, non è che le ricordo a mente queste date, forse è stato messo di proposito il calendario davanti a me, sì. Anche sul mercato andremo ad incidere e a colpire chi non è in regola, perché non è corretto che c'è gente che è morosa da alcuni anni. Bene, questa è la risposta per quanto riguarda la domanda della nostra amica Paola. Sindaco, c'è Alessia che è innamoratissima della nostra Luana Ida, che questa sera ci... Sì, così, ecco. Faccio io, non conosco personalmente Luana. Neanche Alessia, sarà motivo stasera di stringerci la mano e di presentarci. Faccio un bocca al lupo pure a Luana. No, onestamente non sapevo di questo. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Quindi, ecco. No, perché ogni volta che lei è presente, Alessia insiste sempre nel dire Luana, che porta avanti il nome della nostra. È una brava ragazza, canta bene, insomma, è una grande, piccola grande artista. Voglio soltanto dire che anche se sono di parte, che Piazza Prunella è una piazza che porta fortuna, quindi ecco. L'augurio è che possa portare tanta fortuna non solo a Luana, ma a tutti gli artisti che si esibiscono in Piazza Prunella. È passata anche da Radio Studio 95, Luana, prima di prendere la linea, come mai per quanto riguarda i rifiuti l'anno scorso si arrivava a bruciare la spazzatura e respirare quella nube tossica e quest'anno non si arriva ad essere più puliti ma con persone poco civili? Allora, l'anno scorso la storia era un attimino diversa. Noi abbiamo sin dal primo giorno dell'amministrazione Merito nel Cuore a guida Meduri aperto un dialogo costante con la regione per un maggior conferimento in discarica. Le problematiche degli anni scorsi, che su cui non sto a polemizzare, tranquilli che quest'anno c'è gente che ha più controllo del territorio. Noi, consentitemi, rispetto ai commissari, e non per fargliene un torto, siamo un attimino più innamorati del nostro paese, siamo più presenti sul territorio, siamo più squadra, noi siamo e mi sento di mettere tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, siamo 17, con me compreso, a vigilare sul perché tutto si può dire, ma anche i consiglieri di minoranza, quando vedono qualche problematica, la segnalano, anche se in maniera un po' distorta. Io gradirei la telefonata e non venire a conoscenza con la foto su Facebook della problematica,
perché magari con la la telefonata si può intervenire tempestivamente, con Facebook te devi aspettare che qualcuno te lo riferisca. La telefonata è direttamente al sindaco? Ma il mio non risponde mai il sindaco? Non è che non risponde mai il sindaco, in questo momento non risponde il sindaco perché ho chiuso il telefonino, certo. È chiaro. Oppure capita spesso, come è capitato quando ha chiamato l'ETR Vantieri, che al telefonino ha risposto un mio assessore perché ero al telefono, oppure quando il sindaco riceve e sta parlando con chi ti sta davanti, magari il telefono lo lascia squillare per andare a chiudere il quadro con la persona che ti sta davanti e poter magari far entrare l'altra persona o sbrigare un'altra, e quindi qualche telefonata è pacifico che viene trascurata. Però spesso il sindaco il giorno dopo, una raccomandazione: non mandate messaggi sul mio telefonino, perché il messaggio spesso io lo vedo il giorno dopo, due giorni dopo, e non ho molta dimestichezza anche perché senza occhiali non riesco a vedere più da vicino, quindi ho avuto anche un problema serio all'occhio, e quindi ci dispiace per questo, sindaco, però voglio dire, mi raccomando, sicuri, sì, perché la gente ha bisogno di lei. L'ho fatto ecco. Per 4 giorni di fila sono stato a Reggio per farmi vedere, e a qualcuno ho detto che andavo per lavoro, diciamo. Ecco, qui ogni tanto qualche bugia. Il sindaco non può nemmeno tranquillizzare soprattutto i parenti, va detta. Non può star male il sindaco, perché la gente ha bisogno di lei, caro sindaco, e glielo posso garantire, perché noi facciamo radio, siamo a contatto con le persone, siamo sempre in mezzo alla gente. La gente vuole il sindaco, molti hanno rinunciato sicuramente, comunque la linea è libera. Ma io una preghiera voglio fare. Ecco, diciamo un attimino, allora, vediamo. La linea è libera. Io ho sì. Una bella squadra, e se ci sono problematiche che vengono segnalate a uno dei miei assessori o al vice sindaco, state tranquilli che questi li riportano in maniera corretta, e non c'è distinzione tra me e il mio assessore, tra me e il mio consigliere. Nel momento in cui vi rivolgete al sindaco, lo potete fare tranquillamente, se vi viene più comodo, con il vice sindaco, con il consigliere, state tranquilli, non cambia nulla. Pronto? Buongiorno, sono Antonietta da Melito. Antonietta, buongiorno. Buongiorno, signora Antonietta. Buongiorno, signor sindaco. Senta, io non vorrei dirgli niente. Continuo con la sua strada con tanta serenità e tranquillità. E vorrei fargli un bocca al lupo. Se posso risolvere tutti i problemi che ci sono qua a me. Signora, sicuramente non so tantissimo. se li risolveremo, sicuramente li stiamo tentando di aggredirli, li stiamo aggredendo uno dopo l'altro, tutti quelli cadenzando bene o male e dando una scaletta di priorità. Non è facile, quello che ci dà... Sindaco, io vi dico soltanto una cosa, che lei abbia la forza, il coraggio di affrontare tutto. E vi saremo accanto. Bene, questo... Il signore non ha fatto il mondo tutto una volta. Signora, io vi ringrazio. I problemi ci sono perché l'hanno lasciata anche gli altri. Signora, so che sarete in gamba, perché l'ho visto in ospedale. Signora, io vi ringrazio, questi sono messaggi che naturalmente ci incoraggiano, però ogni tanto registriamo pure delle difficoltà, perché una cosa normale. Perché allora, ma anche se siamo coscienti che abbiamo un rapporto 1-2, cioè noi purtroppo la gente non riesce a superare il fatto che le elezioni sono finite e che Peppe esatto. Miduri e la squadra di Melito nel cuore sono ormai coloro che devono traghettare Melito fuori da questo pantano. Le voglio dire che tutta la mia squadra si sta prodigando veramente con grande sacrificio, con abnegazione. E anche i dipendenti del comunale, io volevo ringraziare, non faccio il nome, però venerdì sera io alle 7 ho chiamato due dipendenti comunali, uno era a Saline e l'altra era, non lo so,
dov'era, e alle 7 ho chiamato, alle 7:30 ci siamo dati appuntamento, erano entrambi al comune che bisognava fare una mail alla regione, e quindi bisognava aprire il protocollo e scrivere sta mail che io dovevo firmare, e il tutto è stato fatto in 20 minuti, ma non è che con 20 minuti paghi queste persone, sono attestati di riconoscenza, che poi io dico soltanto una cosa, che non si può fare tutto una volta. Sì signora, anche senza ombra di dubbio, anche perché le votazioni sono state da poco. Signora, io però così, così come tutta la mia squadra, si può dare la possibilità anche al sindaco di lavorare, di inquadrare il suo lavoro. Signora, io un piccolo rimpianto le posso dire che ce l'ho in questo momento, e non lo faccio per retorica, per falsità, lo faccio perché qualche rinuncia, qualche sacrificio va fatto. Io in questo momento sto sacrificando tantissimo la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli. Mia mamma dice, rimprovera mia moglie che non mi ha visto da 2 giorni. Quando uno fa una scelta di strada lo sa che cosa deve rinunciare. Signora, sì, però alla fine poi uno anche si interroga. Io ho avuto un'emorragia all'occhio da stress. Sa, le problematiche sono facili a venire, poi difficili a rimuovere. Certo. E chiaramente non ho mollato, perché ci sono altre prima di me, però vi posso dire una cosa, ho stimo e fiducia in voi. Signora, anche io avanti, vi auguro una buona domenica. Signora, io vi ringrazio, state tranquillo che per l'impegno l'impegno sarà massimo. Non dimenticate l'ospedale di Melito. Signora, e anche questo, l'impegno su questo e su tutte le problematiche in merito sarà al massimo. Vi ripeto, l'unica cosa che ci amareggia è il vedere ombre in ogni angolo e in ogni luogo verso le persone che la gente ha voluto. Io lo dico e lo intanto ringraziamo la signora, grazie, essendo corrisponde, essendo corrisponde e continua ancora a rispondere, grazie. Vediamo se c'è qualche altra telefonata, visto che siamo addirittura siamo quasi al termine del nostro appuntamento, può continuare a rispondere, sindaco? Tranquillamente, fino a mezzogiorno. No, la signora che era prima in linea, stava, io l'ho interrotta solo per chiudere la linea, magari dare la possibilità ancora a qualche altra persona di intervenire. Niente, comunque i problemi sono tantissimi, caro signor sindaco, comunque è bello ricevere poi tra le tante critiche, le tante cose, un messaggio, ecco, una telefonata del genere dove una signora dà fiducia all'amministrazione, fa andate per la vostra strada che state facendo bene, voglio dire, importante, no? Allora, altra telefonata, pronto? 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 Vabbè, fino a quando arriverà la telefonata, volevo ricordare che abbiamo pensato, l'abbiamo rinviata per la problematica che ho avuto io all'occhio, la giornata della pulizia straordinaria dei cimiteri, che faremo con tutte le associazioni e chi si vuole unire a noi come Libero Battitore, per cercare di dare la giusta dignità a tutti i luoghi dei 3 cimiteri. Abbiamo fatto un primo intervento pulendo radicalmente 3 zone su 4 al cimitero di Lembo, abbiamo trascurato e abbandonato Merito Vecchio, questo non significa che non interveniamo. Da qua a fine mese Merito Vecchio e il cimitero saranno, tutti i cimiteri saranno puliti in maniera radicale. Altra telefonata in onda, pronto? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Vorrei parlare con il signor sindaco. Sì, può alzare un po' il volume della voce, signora? Le batterie scariche. Ah, le batterie scariche. Da dove chiama? Comunque ce lo può dire il suo nome? Da Melito. Melito. Prego, il sindaco l'ascolta. Allora, signor sindaco. Parla piano la signora. Prego, prego. Ha chiuso la signora. Vabbè, insomma. No,
parlava a bassa forse voce. Non si voleva far riconoscere. No, vabbè, parla a bassa voce, insomma, bisogna parlare un po', altrimenti il sindaco non solo che non ci vede adesso. Allora, no? Approfittiamo per dare la comunicazione che Pentidattilo, abbiamo fatto un bel lavoro a Pentidattilo di recupero dell'anfiteatro di Pentidattilo. Un invito a non vandalizzare, come è stato vandalizzato e trascurato, una delle più belle realtà del paese di Melito, Pentidattilo. Abbiamo trovato Pentidattilo in condizioni, dire pietose e riduttivo, un totale stato di degrado e di abbandono. Diciamo che la problematica l'avevamo già sotto gli occhi a inizio mandato, tant'è vero che Pentidattilo noi, qualcuno ci ha detto che l'abbiamo messo sul nostro logo elettorale solo per come spot, poi Pentidattilo non ce l'abbiamo nel cuore. Non è così, non è assolutamente così. Pentidattilo è la culla di Melito. Noi abbiamo dovuto rinunciare alla prima serata del Palerizza a Pentidattilo perché non c'erano le condizioni minime di sicurezza e di agibilità, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario, oltre che quello della sicurezza e dell'illuminazione. Abbiamo interessato anche la provincia per far fare una pulizia radicale della strada che da Musa porta a Pentidattilo. Entro il 23 verrà fatta, ci è stato garantito dal geometrascordo e dal presidente Raffa, per far sì che il 23, con la manifestazione di Pentidattilo, con la chiusura del Palearizza, le tante persone o le poche persone che verranno a visitare e a godere lo spettacolo del Palearizza possono avere un quadro diverso rispetto a quello che noi abbiamo ereditato. Un invito a tutti i cittadini ad innamorarsi di ogni angolo e di ogni foglio, di ogni foglia, di ogni singolo albero di Melito di Porto Salvo, e pensare che ogni mattone, ogni pietra, ogni singola foglia di qualsiasi pianta che ci sta a Melito, ogni palo di luce sia qualcosa di proprio, sia un pezzo di casa propria. E ne abbia cura come si ha cura dei beni personali. Ecco, per chiudere, sindaco, ci è arrivato sul nostro banco regia l'Accademia Drammatica Melitese, sì, Carmen abbiamo Flachi. Abbiamo deliberato noi questa manifestazione all'anfiteatro di Pentidattilo. L'unico rammarico è che non siamo riusciti a pulire con la provincia, è un'incombenza della provincia, la strada che porta a Pentidattilo. C'è, diciamo, il tempo è stato quello che è, lo faremo nei prossimi giorni, sicuramente prima del 23. Io mi sono rapportato sempre con Angelo Fazio, che tra le altre cose è stato oggetto anche di una problematica seria, stava veramente annegando, ha rischiato la vita nel lumbrifaggio di giorni fa nel sottopasso di Rumbolo. Facciamo gli auguri di una buona pronta ripresa, perché Angelo è uno dei leoni di Melito, se così lo possiamo definire, non penso di fare un torto un a nessuno, è qualcuno che si impegna, si è sempre impegnato nella cultura, tenendo alto il baluardo del teatro a Melito, il teatro e cultura. Fa questa rassegna, mi sembra, non so da quanti anni, un augurio di un'ottima riuscita della manifestazione. Quindi da chiaramente io avevamo fatto questo invito a non sovrapporre serate una all'altra. Può sembrare poi che spostare una serata il 16 o il 17 si incastra con altre serate. L'invito non è stato accolto, spero che dal prossimo anno questo possa far sì che esca un unico calendario e manifestazioni sovrapposte non ce ne siano a merito. Bene, abbiamo pochissimo tempo, sindaco, il tempo 5 minuti. Buongiorno a lei, Filippo, e al sindaco. Vorrei invitare chi di quanto sia bello stare in spiaggia la sera. La mattina non rimangono altro che chiodi derivati dalle pedane che puntualmente vengono bruciate, vetri, bottiglie rotte e altro, con conseguenze
vigilare sulle spiagge per questione dei falò. Ecco, l'avevamo parlato prima comunque. Pericolo per i bambini che amano camminare, giocare senza, cioè scalzi in spiaggia, anche per gli adulti. Inviterei quindi non solo ad una maggiore vigilanza, ma inviterei i cittadini a dimostrare il loro essere civili. Da Vale. Sì, io ringrazio Vale per questo invito, l'invito a una maggiore civiltà. Sicuramente sfonda una porta aperta da parte non solo del sindaco ma della stragrande maggioranza dei cittadini di merito, perché io, così come ho sempre detto, che rispediamo al mittente l'etichetta di merito come città mafiosa, come record, rispediamo al mittente l'etichetta di merito città di incivili. Ce ne stanno pochi di incivili, speriamo che si possa annullare, diciamo, facendo squadra e venendo incontro l'uno all'altro. Ripeto, io durante le manifestazioni, non mi vergogno di dirlo, la sera mi fermo e aiuto coloro che devono raccogliere le bottiglie e quant'altro in piazza, perché non è che, diciamo, il gesto di un padre di famiglia magari indirizza anche i propri figli. È vero con quanta passione e con quanta attenzione i miei figli guardano ogni angolo di strada, ogni cassonetto, ogni busta che è fuori dal cassonetto, e quanto mi rapportano quelle poche volte che stiamo assieme i miei figli: papà, in questo cassonetto c'è questo, in questa strada c'è quest'altro, il tizio ha fatto questo. Ci tagliano, sindaco, ci tagliano. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, veloce signora, la domanda, sì, e chiudiamo, sì, il sindaco risponde. Sto chiamando da Mellico. Sì. Guardate, prego signora. Un'occhiata qui dove c'è la casa di riposo. Sì. Perché c'è troppa sporcizia? Se disinfettano, togliono un po' d'erba, perché ci sono troppo topi. Signora, sulla casa di riposo affronteremo a breve una problematica che probabilmente, non è escluso, che vedrà questo bene trasferito dalla provincia a noi come comune. Può darsi, ecco, questa è una delle problematiche che c'è sui nostri tavoli. È una trattativa aperta, può darsi che la casa Sorrisi al Tramonte passa al comune di Melito. Bene, grazie signora, grazie a lei. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo, qualche minuto solo per i saluti. L'Accademia Drammatica a Pentedattilo dal 16 al 21 a Pentedattilo con le rappresentazioni teatrali. Purtroppo non possiamo più rispondere, ecco, perché c'è già in programma da Venezia il nostro buon Tito Valdez, ci prende la linea e quindi ci tagliano. Sindaco, per i saluti. Un saluto per un buon fine estate a tutti coloro che ci ascoltano e un invito ad avere maggior rispetto di ogni angolo del paese di merito e una maggiore collaborazione per far sì che merito possa essere quello che veramente è, una città vivibile, una città a misura di uomo e di bambino. E un augurio di buon divertimento e buona permanenza a tutti coloro che in questo momento si trovano a Melito, con tanti momenti di serenità, di felicità e di spensieratezza. E solo questo volevo ricordare, che l'obiettivo di questa amministrazione è limitare i disagi di tutti i cittadini e massimizzare gli aspetti positivi e limitare e portare a magari anche allo zero assoluto i disagi. Ecco, questo sì. Mi sento di dire, e cerchiamo tutti assieme di volare alto. Ecco, sindaco, chiudiamo. Il prossimo appuntamento con lei.
Verrà dopo l'estate, con calma. No, dopo l'estate, facciamo alla prima sconfitta dell'Inter. No, per chiudere. No, mi avevano chiesto di dirle, la Juventus vincerà quest'anno la Champions, insomma, delle stesse domande, insomma. Diciamo che il problema sulla Juventus si pone, non si pone sicuramente per l'Inter, che non ci partecipa. Certo. Ma lei ha il tempo di vedere le partite, sindaco? No? Ma sicuramente qualche spezzone di partita, come si suol dire, volere volare, la vedremo, ecco. La verrò a trovare quest'anno, sindaco, spesso. Io allora inizierò a mettere qualche bottiglia di Montoni con ma la questa parte. Volta verrò a trovare. Lo assaggeremo sicuramente assieme domani sera. Sì, sì, domani merito delle Boa Marina e Radio Studio 95 in diretta in quella di Piazza Brunella Canonico Margiotta per l'ultima delle 5 serate della festa dell'emigrato. Bene, io ho un ringraziamento, mi sento di farlo a tutte le associazioni che stanno curando questi momenti di ricreazione, questi momenti di aggregazione di cultura in tutto il territorio di Melito. Grazie per quello che fate.